Allora, buon pomeriggio, siamo qui davanti al Teatro Jenco di Viareggio, prima intervista di questo ciclo che viene fatta grazie al Pensieri di Cartapesta, che è questa rivista di Roma. Il primo personaggio artistico, la prima persona artistica che intervistiamo oggi è Andrea Moretti, questo ragazzo, questo giovane che si occupa di teatro, e appunto per questo voglio immediatamente chiedergli come è nata questa passione per il teatro e per l'attività teatrale. Ma io ho iniziato a stare in teatro da ragazzino e quindi in realtà come è iniziata la passione non saprei riferirlo con precisione. La cosa che è successa negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 3 anni, è stato ora questo innamoramento per la vitalità, cioè questo veramente cadere in amore con quello che vive. E il teatro, diciamo, è un mezzo che sta aiutando la persona che è qui, Andrea Moretti, e le persone che collaborano, che lavorano con me a cercare non un cambiamento nella propria vita, ma che cos'è la vita. Penso che sia il modo migliore per affrontare questa cosa che poi viene chiamata teatro. E poi negli anni ho lavorato tantissimo con i bambini e i ragazzi, persone giovanissime, e questo mi ha portato a stare bene con il bambino che sono. E quindi io amo stare in teatro perché il bambino che sono mi accompagna tutti i giorni ed è splendido quando siamo in teatro. Dato che hai parlato appunto di giovani, giovanissimi con cui collabori, io ti chiedo secondo te quale ruolo hanno questi giovani, quale ruolo possono avere i giovani, giovanissimi nella società e nel mondo culturale e artistico di oggi e anche di quello che verrà. Guarda Lorenzo, io credo che assolutamente tutti possono apportare beneficio alla comunità umana, dalle persone anziane ai bimbi appena nati ai giovani. Naturalmente i giovani vivono molto in contatto con questa fase della vita che è appena passata, che è l'infanzia, dove tutto accade, tutto è meraviglioso e dove ogni cosa viene letta con creatività, quindi è chiaro che i giovani sono i portatori di creatività. Non è una cosa anagrafica, nel senso che credo che ci siano grandi artisti nel mondo che abbiano superato i 70 anni e siano dei bambini meravigliosi, conservano una cosa che Mamadou Djoum definisce la bambinanza, e la bambinanza significa risvegliare il bambino dentro di sé tutti i giorni. Quindi io la cosa che sento profonda dentro di me è che i giovani sono più legati cronologicamente al momento dell'infanzia e hanno questo vantaggio, ma non devono perdere la bambinanza. Mamadou Diou è uno degli attori di Peter Brook che qui a Viareggio collabora con il Centro di Creazione Policardia Teatro, dato che appunto io ho avuto anche modo di collaborare con questi ragazzi nell'ultimo spettacolo. Ma L'amore all'età di Giulietta. esatto, La Moretta di Giulietta, che è tanto scena a luglio a Torre del Lago a Villa Orlando. Grazie. E, secondo te, in cosa consiste questo Centro di Creazione Policardia Teatro e quali sono gli obiettivi che si prefigge questo centro? Ti ringrazio tantissimo di questa domanda perché è una cosa di cui parlavo oggi con i ragazzi, perché siamo qui a lavorare con Corinne Jaber, che attrice anche lei di Peter Brook, vincitrice del premio come migliore attrice francese. Il centro di creazione ha un obiettivo che nasce tutti i giorni che lavoriamo, nel senso che non c'è qualcosa a priori per cui stiamo lavorando, ma le cose si palesano, vengono verso di noi ad ogni incontro. Gli incontri sono con Mamadou Djoum, che interpretava Bhima nel Mahabharata, ma ha fatto anche La Tempesta, Carmen e altre rappresentazioni create da Peter Brook. E Bruce Myers ora è 40 anni che lavora con Peter Brook e sta ancora facendo Love is My Sign, il grande inquisitore in giro per tutto il mondo. Quello che noi stiamo facendo è andare alla radice della creatività. Al posto che è dentro di noi, dove la creatività sorge, nello spazio creato dentro di noi c'è la creazione. La creazione è lì dove c'è il silenzio,
E dove c'è il silenzio c'è la nostra divinità creativa, e per dirla in maniera un po' mistica, ma la cosa interessante è che dove c'è la creatività, poi c'è la serenità, l'immobilità, sono tutte lì insieme e non sono cose che si possono ricercare, sono già lì e bisogna soltanto fare. E sono lì, e sono lì. Un'ultima domanda per Andrea Moretti, quali sono i progetti previsti per il futuro prossimo? Più che progetti, le definisco utopie, perché il Centro di Creazione Internazionale Policardia Teatro è nato negli anni della crisi economica, in tutta Europa e nel mondo, diciamo nel mondo occidentale, quello dedicato alle banche, e esiste per il coraggio, la forza, la determinazione di un gruppo di persone. E quindi era un'utopia fino a poco tempo fa. Più che progetti, noi abbiamo utopie. E l'utopia che si sta palesando ora è di portare il centro di creazione, portandolo avanti in Italia, ma anche in un paese del nord Europa, in modo che possa essere assolutamente valutato anche in paesi dove la cultura è messa come primo motore del paese. E poi stiamo lavorando a Pianeta, che sarà un incontro dei racconti più belli dell'umanità in una rappresentazione teatrale, ma che serve praticamente per far crescere gli allievi della Policardia Teatro. Mamadou Djoum l'estate prossima proporrà qui in Versilia una serie di regie da vari autori, tutti appunto con regia sua, e poi c'è l'ultima utopia di legare gli attori della Policardia Teatro a un progetto epico come è stato quello del Mabarata, trovare un testo che ci faccia riconoscere su tutto il pianeta come portatori di qualcosa di necessario. Ecco, l'utopia è che finito il centro di creazione i ragazzi siano attori necessari. D'accordo, io allora ringrazio Andrea Moretti per la concessione di questa intervista e alla prossima. Ah, io ringrazio te.